Lo siamo veramente in onda. Amici, buon pomeriggio, buonasera, buon divertimento a tutti con un'altra delle nostre puntate di I Love My Radio. Quest'oggi abbiamo tre persone. Volevo dire ma, il solito, ma non vorrei essere riduttivo. No, assolutamente. Maurizio, per me è un piacerone perché finalmente ho molto più spazio per potermi destreggiare. Sì. Perché tu sei molto più magro. Se mi metto in questo senso, però poi se mi metto di profilo aumento. Oggi non c'è il direttore, ma comunque abbiamo una persona qui che... Persona pregevolissima della radiofonia del Tiguglio. Grazie, c'è anche l'applauso addirittura. Addirittura. Beh, logico. Signori, Luca Mantovani. Ciao. Radio Aldebaran, certo. Radio Portofino, Radio Antena Ligure, Radio Gamma 80. Ecco, allora. Ma che bravo, ha veramente presenziato, certo. Anche in montagna, una volta mi hanno intervistato anche lì. In montagna, beh certo. Ammazzate che nene sempre, a genovese. Sempre più in alto, diceva. Sempre più in alto. Bravo, bravissimo. Radio Gamma 80 era Santo Stefano D'Aveto, quindi... Sì. Non diciamo la pubblicità perché siamo... No. In fascia protetta, lo sai di che cosa parliamo? Quando diciamo sempre più in alto, certo. Se erano dimenticati, no, dov'è lo scherzo? Si erano dimenticati, devo guardare un po'. Sì, sì, guarda noi chi vuoi, in camera. Guarda chi vuoi, il camera, Mike, buongiorno sul Cervino, ve lo ricordate? Certo, no? Che ce lo ricordiamo. Andiamo indietro con gli anni. Sì. Intanto in sottofondo, lo sai che poi io inizio, parto a macchina. Parti a macchina. Se mi è consentito, in sottofondo c'è quel personaggio africano. Di colorazione, però, di origine americana, che anche con la giustizia ha avuto un po' un passato burrascoso. Il grande genio, però, poi dalla voce rauca, che si chiama Barry White. Benissimo. Certo, e Barry White noi lo facciamo partire assolutamente e immediatamente. Il pezzo è un titolo un po' lungo perché lui si complicava un po' la vita con i titoli. Per noi italiani che dobbiamo pronunciare, in effetti. Barry White con What Am I Gonna Do With You? And Love Unlimited. Maurizio, fantastico, fantastico, complimenti. Bravi, bravi. Mi cascano le cuffie. No, abbiamo fatto sentire un po' di sigla e di atmosfera perché è molto, molto, molto orchestrale questa motivazione musicale. Non per niente Live Unlimited Orchestra. Poi lui, ecco, la Love Unlimited, la band che accompagnava Barry White. Certo, certamente. Esatto, bravissimo. Torniamo un attimo al discorso di prima. Si erano dimenticati, mai buongiorno, che non abbiamo finito il discorso, sul Cervino, perché era venuto un nubifragio, veramente. Ah, ecco, l'hanno dovuto... No, era rimasto, era rimasto sul Cervino. Si è incallito, per non dire fascia potente. Certo. E poi lo sono andati a recuperare. Con l'elicottero, immagino. Però, perché, no? Mamma mia. Sì, chissà quante ne ha raccontate, chissà quante grappe ha bevuto per calmarsi, quindi la magari. Pubblicità è servita a qualcosa. Bravo. Bene. Thank you.
mi sa che aveva freddo ogni tanto Barry White, sì, qualche brivido, mi sembra strano, con la sua stazza non dovrebbe avere mai infatti, freddo, con la cosa, ne ha di riserva, con le quighe, eh. La quiga in inglese, la quiga è un prodotto anche di eccellenza, no? Vedi, si fanno sapevo. Anche dei piatti, siamo in Liguria qua, quindi poi faremo le traduzioni per benissimo. Chi ci ascolta oltre Appennino, per esempio il canale 112 di Entella TV, e per la Liguria, la parte orientale, abbiamo il canale 17. Verissimo. E chi allora, dobbiamo salutare? Mi permetto, come sempre. Il grande Marco. Bravo, TV, assolutamente. Sempre, dignitosamente, un grande amico. Abbiamo Radio Aldebaran, abbiamo detto in partenza. Certo, poi certo. Abbiamo detto Radio Aldebaran, che ho militato dalla culla, si può dire, no? Dalle radici, dalle pendici. Sì, sì, certo. Sì. Fino al 1986. Sì, mi ricordo la tua presenza lì. Sì, era un punto di riferimento. Quando c'era lui si ascoltava lui, perché era il maestro un po' di tutti quelli che... No, io te l'ho già detto. Andavo tutti i giorni. Però eri uno al quale tanta gente si ispirava. Quello mai detto me. Io mi sono ispirato comunque... Erano i tempi anche di Claudio Cecchetto, certo, Gianni certo. Riso. Gianni Riso, sì. 105, come 105. No? Gianni Trifiletti, che è un collega. Sì, lo salutiamo, certo. Lo stanno facendo vedere anche in TV. Sì, certo. Un caro amico che colgo l'occasione per salutare. Certo. Abbiamo fatto parte della stessa famiglia, lui era pomeridiano, io ero più mattutinale. Tu intrattenevi, come si dice, le casalinghe. Casalinghe, che saluto, a proposito, poi c'è una canzone per loro. Ecco, vedi che festa della donna è già passata. Va bene, però non è, diciamo, solo l'8 marzo. No, sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni, giusto. Allora, siccome siamo in famiglia, direi, musicalmente parlando, di far partire il pezzo. Bene, e di dedicarla a voi, perché qui è la famiglia di Quasi Radio. Sì, diciamo che siamo una famiglia, per assolutamente concludere sì. I ringraziamenti, è doveroso. E ringraziamo soprattutto anche la nostra regia questa sera. Sono presenti sia Gabriele che in regia, che l'assistenza di studio di grandissimo Federico Ferrari. Ciao, we are family, bella, Entro! We'll be right back.
certo che non è il momento di, insomma, di parlare su questo pezzo dei, delle Sister Sledge, però abbiamo dei tempi da seguire, dobbiamo rispettare televisivi, che giustamente certo, televisivi anche radiofonici poi in effetti, perché sì, è vero il clock esiste anche lì, tu mi insegni, soprattutto nelle emissioni di questi periodi, allora forse non tanto, si era molto, veramente molto liberi, però adesso si devono seguire altre regole, la radio è cambiata un po'. Tutto digitalizzato, sì. Tutto sì. Certo. Sincronizzato, ma noi no, qua come vedete abbiamo la nostra famiglia è assolutamente analogica, vinili, puro vinile questo. Se vi ricordate, ci siamo visti che ci sono successi quei disastri a Rapallo. Certo, ricordiamo l'occasione di salutare gli amici, anche se vedo che purtroppo qualche barca ancora lì, anzi quasi tutte, no? Sì, purtroppo un disastro. Mi dispiace, ma come mai questa burocrazia? Ma Luca, la vogliamo eliminare questa burocrazia? Hanno tolto hanno recuperato le più famose, diciamo, le altre le hanno lasciate lì. Non voglio dire di chi era quella, di chi era quell'altra, lo sanno tutti, televisivamente parlando, però. No, facciamo i campanilisti. No, ma per carità, no, assolutamente. Siamo patrioti di tutti, dai, di più, va bene. Quanto merita? Questa è una versione bellissima, assolutamente. A 45 giri, questo qua è un disco mix meraviglioso. Il famoso disco mix, cioè il disco il vinile grande come il 33 giri, che gira più velocemente a 45 giri al minuto. E a me vengono in mente i ricordi a proposito di disastri del grande covo di Nord-Est. Cipicchia. Vedi? Che tasto. Anche lì ho fatto delle serate meravigliose, guarda. Pieno di milanesi, ma erano i tempi che venivano i milanesi, certo, non che non vengono ancora soprattutto quelli che sono pensionati, anche perché non perché non sia bello il Tiguglio, non voglio polemicizzare, voglio semplicemente dire che non possiamo offrire delle strutture e barriere architettoniche che purtroppo altre riviere, la Toscana o l'Emiliana, hanno. Certo. E noi siamo carenti in quello. Forse qualcosa di più verso Ponente, immagino, no? Sì, esatto, esatto. Verso la zona di Sanremo, Arma di Taggia, quella zona è sicuramente più all'avanguardia. Un altro ambiente, assolutamente. Allora, ditemi qualcosa di voi, è quasi radio. È quasi radio, è vero, non abbiamo detto che siamo quelli di Quasi Radio, ma si vede. Ormai ci conoscono, voi sapete come trovarci sulle nostre piattaforme multimediali, quindi abbiamo il nostro canale YouTube. Poi abbiamo i social, che sono la pagina Facebook e Instagram. Esatto. Inoltre il digitale terrestre con il canale 17 e 112 di Entella TV. Il 17 è per la Liguria orientale, quindi il Golfo del Tiguglio è parte della Liguria orientale, il 112 per Parma e provincia e l'Emilia Romagna. Hai detto tutto alla perfezione, non c'è null'altro da aggiungere. È tutto in diretta, è tutto improvvisato. Tutto improvvisato. Penso che lo sappia. Sono i ferri del mestiere. Il talento ce l'hai dentro, l'ho sempre detto io. A proposito, tutte le strade portano a Roma. Andiamo in Italia, che dici? Certo, più che volentieri. Dai, con chi ci andiamo? Con Franco Califano. Questo qua doveva essere un LP della sua svolta, o comunque doveva farsi conoscere ancora di più al pubblico nell'88. E evidentemente la gente non lo ha capito molto date le vicissitudini che ha avuto. Comunque la canzone, con la voce è Barry Whiteiana, è fantastico. Dai, ascoltiamo. Cosa vuoi, che pesce sei, che uccello sei, senza branchie e senza ali, con quegli occhi trasparenti hai parcheggiato qui, gambe sulle mie, con quella testa lì, ti vuoi mangiare le mie idee. Vai da una tua amica e lo fai sempre di getto, la sai bene la sua casa, non ti nasce mai il sospetto che non sia la strada su, magari arrivi a una salita, una discesa, ma non sbagli e trovi sempre lei.
un'attrice senza un film. Siete lì tra mare e un cielo, senza vento, senza un remo a non sentire se la pioggia fa rumore. Belle le donne italiane che si fermano sempre allo stop. Belle ma quelle che sono normali, che amano i fiori, che offrono i cuori. Le belle ragazze italiane masticate non parlano mai. Bella sei tu che mi allunghi le mani, mi chiedi di avere pazienza ma io non ne ho. Che cosa vuoi? La felice non sei tu. Che cosa vuoi? Credo di invidiarti se non hai le mie paure. Ho questi occhi così fragili, rigati di fessure. Mentre tu, che pelle hai? Attraverso le mie crepe vedo il mondo che mi cede. Per cui lotto un po', è un po' diverso o no? Dal tuo grigio colorato, dai pittori di un mercato, dalla moda esagerata e dagli spot. Belle le donne italiane che si chiedono come sarà. Oh, era un motivotto romanesco, eh sì, di Franco Califano, dedicato alle donne italiane, si intitola, sì, sì, dedicato, sì, a tutte le donne, a tutte le donne. Poi hai parlato di Facebook, io devo ringraziare anche coloro che mi hanno mandato oltre 1500, come si chiamano? Like. Il ditone, il pollice su. L'ha detto Facebook, non lo dico io, quindi donne, soprattutto donne, non so come mai. Ma che fortuna. Meglio così, meglio così. Ma potresti provare a chiederglielo a Facebook. No, perché Facebook quando apri, a cosa stai pensando? Cioè ci fa sempre la domanda. Potremmo provare a fare la domanda inversa? Cioè sarebbe non una lo cosa sapevo, interessantissima. Ti giuro, guarda. L'altra cosa sera mi è capitato così, veramente, no? Mi è capitato, dice, complimenti, queste mani che andavano colorate. Oltre 1500 hai fatto ridere. Oltre 1500 persone coi tuoi post. Questo è bello. Una dichiarazione di notorietà. Negli anni così attuali è anche una bella cosa questa. Io non riesco ancora a capirla molto, a concepirla, ma comunque... Lo usiamo, non ne abusiamo, certo. Usiamo, anche perché infatti è una delle nostre piattaforme, quindi ci permette di arrivare a tutti voi. Ma certo, questo è bello, è importante. Sì, la radio è la radio, però in questo momento, in questo particolare periodo, diciamo, esistenziale, dobbiamo per forza, infatti, usare questi dispositivi. Noi cerchiamo di addentrarci in questo sistema, perché non ci siamo la ancora molto bene. La raccontiamo, sì, e cerchiamo, abbiamo di tante cose da poter guarda, manovrare. Un è calderone. Vero, è un calderone. È un calderone. Hai visto quante proprio cose che stiamo dicendo? Tu lo dici, no? Sono tutti marinai. Sono tutti marinai in naviga. Però a proposito di questo, ti devo dire che noi ci nascondiamo dietro il Facebook per un semplice motivo, che siamo un po' maniaci tutti, diciamo la verità, perché se tu vai a vedere, io faccio il vigilanza privata in un parco a San Salvatore, l'abbiamo di Cogorno, che l'abbiamo già nominato, certo, l'altra volta, sì, com'è? Però ho chiesto ai ragazzini, ma nessuno di loro li vedi su Facebook, su Instagram, qua. Loro sono più furbi, loro seguono e ne sanno più di noi, tu lo sai. Se tu controlli l'età di quelli che sono su Facebook, sono della nostra età, sì, quindi non diamo la colpa sempre a loro. No, assolutamente. Siamo noi altri che navighiamo, per dirti l'oceano. Ci diamo la zappa sui piedi. Esatto, allora, esatto. Vabbè, un po', ci sono i pettegolezzi anche. Insomma, siamo un po' lunatici. Siamo lunatici. E infatti. Però noi dimmi. Con questo pezzo ci identifichiamo in davvero. Rimaniamo in tema. In tema.
con la luna. Hai fatto una scelta bellissima. Ah, è stupendo. E ricordiamo lui che è morto. Sì, purtroppo. Appunto, sì. Cade adesso l'anniversario. Lucio Dalla, che morì, mi sembra, marzo del 2012, o sbaglio? Esatto. Esatto. La settima, la seconda, la terza, l'ultima luna è questa. L'ultima. E adesso canta, penso, un po' dentro Lucio musicale. Dalla. Questa era un po' dentro musicale. Poi dovrebbe attaccare col suo vocione. One, two, three. E dai, Dalla, canta, su. Fa il bravo. Adesso hanno tutto di. Hai visto? Era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuole, con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. Di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. Terza luna, uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quel notte ritornò l'inverno. In questo periodo di gilet gialli, hai visto? Ne è arrivato anche uno in studio. Je parle bien le français, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. No, Ilia, c'è un motivo. Ilia. Vero. C'è una motivazione che ho questo jacquetin. Le gilet. Come si dice? Le gilet jaune. No, c'è la motivazione che la prossima canzone va dedicata, visto che abbiamo parlato prima dei ragazzini di Facebook, agli amici del parco che mi hanno supplicato: ma ti vediamo alla televisione su Facebook, non ci saluti mai, come mi chiamano, aspetta, signore. Oh sì, che bello, poverini, signore, io per loro sono signore inteso come persona, come persona. Certo, non fatevi delle idee. Allora, la prossima canzone l'annunci tu, perché è musica per ragazzini, ma è musica dei nostri tempi, è vero? Ti ringrazio per i ragazzini. E allora mi vedono sempre vestito così. È obbligatorio, Luca, quello nelle tue vesti, nelle tue mansioni, è obbligatorio. E poi c'ho il pass del comune, certo, che sei autorizzato, se no
quello che si spinella c'è anche. Beh, sì. Ma lo vendono adesso, è legalizzato. Appunto, diventata una moda. Sto dicendo delle belinate. Terapeutica. Sì, terapeutica. Costa un po', mi hanno detto. Se fa bene. Vabbè, però. Lo sai chi ne beve tanta? No. Il nostro direttore. ma per i capelli lo fa. Lui è convinto che gli crescano i capelli, ma non è così. Ma è convinto, può darsi. Ha provato anche le frizioni, però. Sì. E come no? È vero. Ecco la canzone. Inizia piano, è un ritmo che inizia piano piano. Questo. Qui ne è scelta una. Ora si è scatenato. Guarda un po'. L'avete riconosciuti? Sono i Village People, questi, dall'album Renaissance. Hanno cambiato look. Sì. Vai. Quelli di IMCA. Yes. Sweet darling, what you gonna do? Do you wanna spend the night? Do you wanna spend the night? You know I need your company to get me through the night. I never had a fantasy, but now the time is right. When I feel you next to me, it whets my appetite. So come on, honey, please be there. You know that it's alright. Abbiamo giustamente ritmato a dovere questa giornata in musica, eh? Che bello, dai. Con questo pezzo. Sì, non c'è bisogno neanche di disannunciarlo. L'hanno rispettato loro, certo. Abbiamo esagerato. A proposito, su questo disco colgo anche l'occasione, visto che è un avvenimento attuale e internazionale, di ringraziare quella ragazzina svedese che sta spopolando. Che probabilmente le viene assegnato il premio Oscar, no? Ragazzi, il mondo... premio Nobel. Nobel, Oscar. Come si chiama? Carol? Non lo so. Nome del genere. Comunque ha 13 anni, una ragazzina davvero giovane. Sì. Anche che sta spopolando, no? Da tempo. Certo. Visto che siamo in diretta, lo possiamo dire, no? In questi periodi. Sì. E una canzone americana, perché l'America è un po' il simbolo mondiale, esatto. Dove c'è l'ONU, no? Via. Certo. Va bene? Ok. Il palazzo di vetro, cosiddetto, no? A voi la parola. Allora, dimmi. Ascoltami. Dimmi, signore. Quello era Bertoli. Abbiamo Stiamo spaziando un po' troppo. C'hai un po' la fisionomia. Di Bertoli pure. No, i capelli. Già me ne dicono. Capelli, bello, mi capelli. Piace questo ping pong. Già me ne dicono sono di quello. Sono il net. Tu mi parli di tennis, no, net, non mi provocare. Io ti dico sempre, sei la Star Web. Star Web, sì. No, è bello come termine, dai, onestamente. Star Web. Ma veramente, non scherzo. Noi dobbiamo bucare i teleschermi. Sì. Bucare i teleschermi. Sì, adesso c'è lo schermo piatto, quindi cosa succederà? Non lo so. Non c'hai un trapano, regia. Il tubo catodico.
Vi ricordo che siete sempre su E Quasi Radio, come si diceva ai tempi della radiofonia. E Quasi Radio, le nostre piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e il digitale terrestre di Entella TV. Esattissimo. Che risalutiamo Marco! Marco, il nostro editore per quanto riguarda il digitale. E la prossima canzone è anche per te. Dai, eccola qua, bene, eccola qua che arriva. Speriamo scelto, che sia bella però. Hai scelto una canzone bellissima, una canzone di Madonna. Ti piace Madonna? Ci picchia. Questa era Like a Prayer. Come una preghiera. Bravissimo. Bene. Bravo. È bellissima e ascoltiamola in assoluto silenzio, in religioso silenzio. Caro Luca, che bella canzone che hai scelto, Like a Prayer di Madonna, non potevi fare altro. Guarda, Madonna mi ha dato la possibilità di avere un ascolto incredibile. Alla mattina poi quando arrivavi addirittura alle 6:30, alle 7 e passavi canzoni del genere con Pronto Buongiorno e la Sveglia. Pronto poi, Buongiorno e la Sveglia. Ma come la vero, canzone, vero. Pronto Buongiorno e la Sveglia, dei puta. Dei put, come no. Però io cambiavo sempre titolo al programma, sì. Mattina in musica, caffè in musica, cappuccino, brioche. Molto fantasia. E va bene, liberiamo la fantasia, gente allegra ce l'aiuti, allora andiamo avanti. Bravo, bravissimo. Ed eccoci con la nostra base che Maurizio Annuti prontamente ha lanciato in sottofondo. Grande, che bello Maurizio, è molto bella, sì. Usiamo le basi proprio per come fare si quattro usava chiacchiere. Una volta si viveva di base, sì, è vero, e vero. Di sigla, base e sigla. Base e sigla, guai a chi le toccava perché erano private, assolutamente nostre. È una sorpresa questa, Sì, ma la usiamo, sì, bella, si bella. Sa, no, si l'ho, usa. L'ho già la sentita, orchestra, ecco, sì, però. Certo. Si presta molto in effetti a questa cosa qua. Tempi very whiteiani. Sì, sì.
è proprio questo. Bello, bello. Noi il tempo stringe, caro Luca. Noi dobbiamo, scappare. Dobbiamo scappare. Vabbè, però poi ci rivediamo un'altra volta. Prima di scappare, non possiamo assolutamente non passare qualcosa di eccezionale come questo. Sì, questo è un altro pezzo. Molto romanza. Gianna Nannini. Correva l'anno, dove andava? Era il 1984. Se la sera non esci, mi prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera grande, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile. Che tempi ragazzi, sto lacrimando dalla gioia ma anche dalla malinconia. E anche dalla camera gas, mi sa. Era da sottolineare il fatto. No, quel sapore da camera gas. Appunto. Quegli attimi bisogna vedere cosa aveva mangiato. Probabilmente sì. No, ma è vero, il corpo umano emana dei gas. È la natura. Allora, stava facendo lavoro della camera. È per quello che possiamo circolare nei centri pedonali, no? Sì, sì, esatto. Perché andiamo a gas. A gas. Ah, ecco, gas naturale. Ah. Grazie Luca. Grazie di questo. Un abbraccio. Vi saluto, vi ringrazio e arrivederci. Ciao. Ciao a tutti, a presto. Ciao. È quasi radio. Ciao ragazzi. Ciao.